padrone di casa. E assessore Brunelli, spetta a lei dare un saluto, più ancora che a noi che facciamo il festival, alle amiche e gli amici che sono qui questa sera. Grazie Pietro, sarò velocissima. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti qui sotto la nostra fantastica torre nel cuore di Cervia. Oggi iniziano per noi 4 giorni veramente molto importanti, perché oggi inizia il nostro Festival della Romagna, che è un ricordare insieme ai romagnoli, ma soprattutto anche a tutti i nostri ospiti, quelli che sono i valori della Romagna: il mangiar bene, lo stare insieme, le mostre, la musica, l'arte, tutto quello che ci mette insieme e tutto quello che noi vogliamo trasmettere ai nostri cittadini e ai nostri turisti. Ringrazio FEDA perché da sempre, pensate, siamo alla 9ª edizione, quindi da sempre, da tantissimo tempo organizza qui da noi a Cervia questo festival molto prestigioso e importante per noi. Oggi finalmente riusciamo a ripartire in presenza, insieme, e quindi per noi è un grande onore riproporre questo festival e soprattutto dare gli inizi nel cuore della nostra Cervia a tantissime iniziative. Grazie e buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie assessore Brunelli. E abbiamo anche un ospite che continua questa tradizione del festival. Il festival è un festival della Romagna, non può escludere nessuno dei comuni della Romagna e anzi ha costruito delle relazioni importanti. Grazie anche al lavoro che fa Daniele Baronio, a Rossella e anche gli amici che da un po' di tempo sono diventati interlocutori importanti a livello europeo. Parliamo del comune di Gambettola e di tutto il gruppo che del Carnevale di Gambettola lo sta facendo tornare ad essere una grande manifestazione con un richiamo europeo e internazionale. Per cui mi sembra doveroso, visto che è già venuto con noi in occasione dell'anteprima che abbiamo fatto l'11 giugno e poi questa sera, per un saluto, chiamare il vice sindaco di Gambettola e per il suo intervento. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Sì, devo dire che siamo molto contenti come Comune di Gambettola di essere presenti al Festival della Romagna, proprio perché la grande novità del Carnevale di Gambettola, che in realtà è il Carnevale della Romagna di quest'anno, è, diciamo, il patto di amicizia che abbiamo siglato col Comune di Cervia. Noi abbiamo un carnevale storico, un carnevale che si svolge dal 1886 e il rapporto col Comune di Cervia è un rapporto estremamente importante, proprio perché il nostro carnevale si svolge in un momento particolare. Noi, come sono poi i romagnoli, le cose semplici e normali spesso non le facciamo e quindi il nostro carnevale si svolge nel periodo pasquale. Il periodo di Pasqua è un periodo bellissimo per visitare la nostra riviera, per visitare Cervia, ma anche per festeggiare e passare dei momenti di allegria nel nostro carnevale. È un carnevale che coinvolge tutta la città, ma non solo, coinvolge le città limitrofe, e da quest'anno ha coinvolto anche il Carnevale di Colonia. Quindi insieme a Cervia siamo riusciti a coinvolgere un'importante città della Germania, che è Colonia, che è dove viene svolto il carnevale più importante, devo dire, d'Europa, ma sicuramente della Germania. Un carnevale che coinvolge milioni di persone e questo ci ha lusingato tantissimo, proprio perché abbiamo ospitato insieme al Comune di Cervia la delegazione del Carnevale di Colonia, che ha preso anche spunto dal nostro carnevale e sono rimasti estremamente entusiasti. Quindi devo dire che da questa edizione, che è stata, diciamo, la prima dopo gli anni della pandemia, si è partiti con un grandissimo entusiasmo e quindi io voglio invitare tutti voi a venire a Cervia per la prossima Pasqua, la Pasqua del 2023, e nell'occasione fare un salto anche a Gambettola per il nostro carnevale. Grazie. La partecipazione, l'attenzione che Romagna acque, l'imponente struttura che governa la diga di Ridracoli. Per questa struttura è così importante
il presidente Tonino Bernabè è da sempre un amico del festival e sentiamo i motivi per cui ha scelto ancora una volta di sostenerlo. Buonasera a tutti, ma tutto attorno a noi parla della Romagna, credo che le luci, i colori, la bellezza che ci circonda può descrivere meglio la Romagna delle nostre parole. La differenza però in Romagna la fanno i romagnoli, che ci mettono sempre il valore aggiunto, no? Un po' di sentimento, un po' di organizzazione, un po' di cura, che fanno la differenza, perché i romagnoli non si piangono mai addosso, sono sempre abituati a rimboccarsi le maniche e a curare appunto l'organizzazione dei mesi in cui l'estate, diciamo, è rivolta alla cura degli altri, quindi al turismo, al benessere delle persone. Qua c'è la cultura dell'ospitalità. L'acqua non può mai mancare, non a caso, a differenza di altri territori nazionali dove ci sono maggiori difficoltà, ci sono addirittura territori dove l'acqua viene razionata, noi siamo in grado di garantirla 365 giorni all'anno, in particolare nei mesi più caldi dove altri territori soffrono la siccità. Questo è il valore aggiunto, non è scontato e avviene grazie alle infrastrutture che sono state costruite dai nostri comuni. Quindi ecco, Romagna Acque è un'espressione dei comuni della Romagna e siamo qui anche in questo festival perché siamo vicini ai nostri enti soci che sono appunto i comuni romagnoli. E avete sentito dalle parole di chi mi ha preceduto, i nostri amministratori, i nostri sindaci, i nostri assessori cercano sempre con l'impegno e la passione di far la differenza. Anche questa bellezza, questi interventi di rigenerazione che avete visto qua attorno sono stati fatti grazie allo sforzo del pubblico. Quando vediamo realizzate cose belle le diamo per scontato, ma credo che la cura dell'arte, del patrimonio, della storia che fanno la nostra identità sono appunto il nostro valore aggiunto e sono quella bellezza che ci permette di attrarre appunto i turisti che portano poi oltre, diciamo, ai luoghi da dove provengono quelle risorse che ci permettono di mantenere la nostra economia che è fatta grazie appunto ai nostri sforzi. Quindi voglio utilizzare il Festival della Romagna per ringraziare tutti noi romagnoli che ce lo meritiamo ogni giorno, perché tutti i giorni facciamo la Romagna, ma 4 giorni a Cervia facciamo il Festival della Romagna. Grazie e buon festival. Grazie pure a Maurizio, è qualcosa su cui abbiamo riflettuto alcuni mesi fa ed è sicuramente in linea, ma ce lo dirà poi lui, faremo anche una piccola conversazione finale, al di là del momento della premiazione che è pur significativo, sull'identità della Romagna, perché questa questione dell'identità della Romagna e dei romagnoli è molto pertinente, perché a noi ha convinto il fatto che i personaggi, il personaggio non solo quello, ma il personaggio chiave che ha rappresentato in questi anni, soprattutto quando questo personaggio non era scontato, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, della signora Coriandoli, per noi è l'esempio di come tenere insieme con ironia l'identità dei romagnoli, ma anche la loro capacità di fare autoironia su noi stessi. Era un altro elemento importante, essere un po' vintage, cioè sì, avere il coraggio di anche dire come eravamo, ma nello stesso tempo di affrontare le sfide del futuro. Cioè come entriamo e come siamo entrati nel XXI secolo, con tutti i problemi che ci sono. E allora noi abbiamo bisogno di ripristinare il filo d'oro, il filo rosso dei personaggi che la Romagna ha identificato. E ogni edizione del festival facciamo questo. Però non facciamo l'operazione retro, cioè l'idea che è sempre quella solo fondata sul liscio tradizionale, la Romagna della Piadina, del Sangiovese, del Passatore, perché c'è quell'immagine, va benissimo. Noi vogliamo anche dimostrare che ci sono i talenti, ci sono le nuove generazioni, c'è una generazione di artisti importante,
c'è una capacità di relazione indispensabile per affrontare le sfide del futuro. E allora ogni volta scegliamo un'icona. Questa volta, quest'anno, per questo tipo di evento, insieme ad altri eventi che naturalmente caratterizzeranno anche domani, dopodomani, ci sono tanti anniversari che Cervia festeggia domani, ricordatevelo, alle 18:15 proprio qui. Però noi abbiamo sempre pensato che l'icona di Maurizio, che è anche un uomo con una profonda sensibilità artistica e culturale, dietro la maschera di Miss Doubtfire, questa maschera teatrale e cinematografica, quasi, c'è dell'altro, è questo che a noi interessato. E credo che, anche se non faremo uno spettacolo, non abbiamo predisposto niente, questa sera cercheremo di trasmetterlo, sarà lui che ce lo trasmetterà. E intanto, intanto chiamo Daniele Barogno perché formalmente dica anche lui il motivo per cui premiamo Maurizio Ferrini. Io credo che il motivo artistico lo abbia spiegato bene Pietro. Io ci tengo a sottolineare l'aspetto che mi ha sorpreso dell'artista, e io piccolo organizzatore di eventi, non faccio un festival che ancora stiamo cercando insieme a Rossella di anche altri amici, Renato Lombardi, stiamo cercando di spingerlo e di fare in modo che effettivamente diventi una vera esperienza turistica il Festival della Romagna, come possono essere tante altre realtà, non voglio citarle per fare pubblicità, sono al sud, un festival che si balla, quindi anche noi ci farebbe molto piacere avere un grande evento che raduni migliaia di persone a vivere cos'è la Romagna. Però la cosa bella che stavo dicendo è proprio l'aspetto che Maurizio, appena gli ho detto questa cosa, abbiamo deciso come Festival della Romagna di consegnare a tutti quest'anno il premio, non mi ha chiesto che premio era, mi ha detto sì, il premio della Romagna è sempre un onore riceverlo. E rispetto a questo credo che sia poco. Per me è stato un carissimo amico. Come dicevo, è un premio simbolico, quindi, però è originale, fatto da Pascucci, dalle stamperie Pascucci. Io invito sia tutti gli amministratori e anche Tonino a avvicinarsi. Lascio il microfono a Pietro. E intanto questa è, come vedete, tele stampate romagnole, è quello che si mette in casa. Nelle grandi tradizioni orientali, che riassume bene la professione di attore, il mestiere, per me è più artigianato, è più... Io, mio babbo era un tornitore meccanico, io mi sento molto vicino all'artigiano perché è un lavoro artigianale. Allora Banfi mi ha raccontato che una volta lui doveva decidere una parte per lui, cioè lui trattava con una compagnia teatrale che gli offriva una parte, trattava l'aspetto economico per lui e per l'attore napoletano che si chiama Garrone, quello che faceva San Pietro nella pubblicità della Lavazza con Bonolis, quel signore con i capelli ondulati che riceveva Bonolis, lui si chiama Garrone, non c'è più, purtroppo ci ha lasciato, un vecchio attore napoletano, quindi pieno di saggezza, anni di fame, di lotte, il napoletano riassume tutto questo, la miseria, la lotta per la vita, la poesia, c'è tutto nel napoletano. E quindi Lino Banfi trattava, la compagnia non gli dava la cifra che loro due chiedevano, e questo, la trattativa andava avanti. E Banfi ha detto che a un certo punto mi ha chiamato da una parte Garrone e mi ha detto con tono profondo, quasi sommesso da cerimonia funebre, ha detto: Lino, accetta, perché l'alternativa è andare a lavorare. Quindi io, tutti, per quanto possa essere difficile fare l'attore,
dato insieme a Celia, andare a Pischè e rientrare alle 4 la mattina. Io ho un amico caro che è figlio, siamo adulti, uso una parola un po' grassottella, però siamo grandi. Ho un amico che è il cui padre da 3-4 generazioni cava il sale qui alle saline. E lui è uno che si occupa di organizzazione di eventi, di spettacoli. Lui usciva all'alba, il babbo, per andare nelle saline a cavare il sale, e il figlio rientrava che aveva organizzato gli eventi. Me la dico come me l'ha detta lui, e il babbo gli dice: "Oscia, però farò fe un cazzo, fe un bel culo." Queste frasi riassumono l'essenza della Romagna. Allora, io ho fatto una piccola analisi, qualche studio l'ho fatto, non sono esperto in storia, però ho guardato un po' la storia. La Romagna era la tentavano di conquistare le signorie da nord, Bologna e le altre signorie, e da sotto il papato che tentava di metterci le grinfie. Ci fu un cardinale al Bornoz che inchiodò molti cesenati per la lingua nel portone del comune di Cesena, perché non riusciva a conquistarla. Quindi il romagnolo ti guarda subito. Di chi sei il figlio? Perché ti devi inquadrare, ti deve sdoganare. Se te non dai fastidio, a posto. Però deve capire se hai mire di conquista, di venire a romperci, non va bene. Dopo ti convincono che non va bene. E quindi l'essenza è lottare, mentre le signorie sono tutte anche dal loro accento, gli emiliani, loro non avevano grandi problemi, erano ricchi le signorie e più o meno si sistemavano. Il romagnolo, che riassumo per i non vedenti, non udenti, è l'intera provincia di Rimini, le intere province di Ravenna e Forlì Cesena e parte di Bologna, perché non è un confine politico, è un confine culturale. Io da San Marino, dove abito adesso, i sammarinesi si ritengono romagnoli culturalmente, non hanno problemi a dire noi siamo sammarinesi, non lo dicono, noi siamo romagnoli come cultura, modo di vedere le cose, eccetera. Abbiamo rosicchiato metà provincia, non so se metà, però fino a Imola e Romagna. Ecco, quelli di Castel San Pietro, che è subito di là, fanno già la puzza sta al naso, perché per loro i romagnoli siamo un po' troppo veraci. Allora io ho fatto una piccola constatazione che potrebbe essere anche critica. Col tempo il rischio, ma questa è una malattia professionale della Romagna, sono le malattie professionali, no? La silicosi del millatore. Il romagnolo deve stare attento, perché tende a confondere l'autenticità con l'ignoranza, cioè ha paura di smettere di essere un po' ignorante perché non è più autentico. No, io vi metto in guardia, perché allora io ho fatto, ci sono delle differenze. Il riminese la voglia di all'accento marchigiano, il pollo, e dopo, questo non lo facciamo in Romagna. La Romagna non ha cantilene. La prima cosa che ha il romagnolo, non ondula la voce, non fa cantilene. Nessuna provincia romagnola fa ah così, non la fa. La fanno i riminesi, che sono vicini alle mani, guai a dirglielo che loro pesano, non lo possono patire, però hanno un po' e sono aperti tradizionalmente. Più che alla qualità tendono al famoso concetto romagnolo botta solo, meglio in più che in meno, cioè non si guarda tanto alla qualità, butta solo. Questa è un po' la tendenza del Sud Romagna. Poi Sud Romagna, Cesena, non Forlì e Rimini, dice la parola baghino per indicare il maiale.
la capiscono a Forlì, però non l'adoperano, dicono porca, come a Ravenna. Allora, il Cesenate frutta è più legato alla terra, contadino. Il forlivese più di burocratico, però ha una vocazione internazionale. Forlì, che è una cittadina come potrebbe essere un'altra città, Gubbio, eccetera, ha la vocazione internazionale. Per chi non lo sapesse, c'ha l'unica scuola di diplomazia, la laurea in scienze diplomatiche. Non c'è a Roma, non c'è a Milano, non c'è a Firenze, non c'è neanche a Torino. Se vuoi fare il diplomatico di carriera, puoi andare solo a Forlì. Noi abbiamo una gloriosa scuola interpreti storica che è a Trieste, perché se uno deve andare a fare l'interprete anche alle Nazioni Unite o alla Comunità Europea, prendono solo quelli certificati a Trieste. L'unica scuola vera internazionale di interpreti a Trieste. Bene, da poco è anche Forlì. È equiparata a Trieste, ha lo stesso valore culturale, cioè di riconoscimento mondiale, per cui le grandi organizzazioni internazionali reclutano non certo dalla scuola privata, che potrebbe essere anche meglio, ma non ha i titoli accademici. Furlè ce l'ha. Ecco, Forlì ha queste eccellenze. Il forlivese e il cesenate sono di poco, come i romagnoli, di poche parole, poca retorica e poche parole. Il ravennate, mia analisi, considerazione, voi siete già una sorta di Beverly Hills della Ravenna, perché siete già un'elite. Intanto non siete decentrati, perché il ravennate, usando un paradosso, non ha conosciuto l'uomo bianco, cioè è tribale, ma nel senso che è il più grande cultore del dialetto, più di Cesena, più di Rimini, più di Forlì. Cioè i ravennati tutelano il dialetto e lo studiano, sono molto orgogliosi. Tribale perché? Perché loro... Ferrini va a Ravenna, dice: beh, cosa fai di lavoro? Adesso non sono bravo a imitare i ravennati, però tende a scendere alla fine. Faccio l'attore. No, ma di lavoro. Poi diventa triste, fa: ah, ma non trovi niente, qualcosa in comune, qualcosa. Vi dico un aneddoto vero per far vedere che sono aborigeni in senso buono, sono come l'Amazzonia, mezzi selvatici, va nella botte a caccia alle 4 della mattina, quando vanno nella botte a caccia là nella bassa, uo panino con la soppressata, l'uovo fritto, il prosciutto alle 4:30 della mattina, si fa di panini così. Poi se c'è qualche topo dentro alla botte, fa due kills e basta, non stanno a fare urlare, non si sogliono neanche, danno due calci e finita. Comune di Fusignano, questo è, mi sono informato, fatto storico. Chiaramente hanno bombardato, quindi dovevano ricostruire la caserma dei carabinieri. Non so se siete preparati qui in provincia di Ravenna, però nella provincia di Ravenna i carabinieri vengono chiamati la forza. Noi diciamo i carabinieri, a Furlè carabinieri, Rimini carabinieri, Ravenna la forza. Allora, i reduci della guerra, quelli tornati dalla seconda guerra mondiale, si informano, devono ricostruire la caserma dei carabinieri. Loro vanno dal prefetto e dicono: beh, nulla forza, non la vlambrisa, non la vlambra niente. E dice: ma perché? L'ordine pubblico è passando. Ma è come... si vena e mazzantò. Punto. Possono non fare la caserma dei carabinieri? No, la fanno. E
i reduci della guerra che non hanno dato indietro il fucile, cioè dappertutto sia a Ravenna, no, se serve alla Vennun, li hanno ammazzati tutti. Si è offerto un avvocato di difenderli, ma no, a Fasan da soli. Allora, linea difensiva impostata su questo concetto. Qual è il problema? L'avamo detto? L'avamo detto. Gli appers, gli enechi carabinieri, cioè dovete dirci, anzi, siete stati di parola. Invece ci portate qua, è ovvio che li ha condannati, però i ravennate, inteso come Ravenna, e quindi vuole tutto il meglio perché a lui non si fa mancare niente, però... di chi sei figlio, ti guarda, eccetera. Quindi le caratteristiche sono un po' così distribuite. Io non ho mai, io faccio il comico dall'80, 5 anni di Festa dell'Unità, non ho mai inventato una battuta. Se voi la sera le raccoglieste, fareste il mio lavoro, però per fortuna siete distratti, non le scrivete e io posso fare il mio mestiere, se no a vaga lavorare. C'è sempre il problema del lavorare mancato alla Cagnona, perché la frazione Cagnona è dove c'è la villa di Panzini. Allora Augias va al mare da Gianfranco e con questa voce dice: caro Gianfranco, questa mucillagine, stia tranquillo signor Augias, è il vomito del mare. Qui c'è il boato, questa è la Romagna, questa qui, capito? Senti, ma tu hai usato un'espressione molto bella, ma il mare per la Romagna che cos'è? Adesso il romagnolo dice: quando il mare... Allora, io ho un esperto di pesca che fa il... Noi abbiamo le migliori cozze d'Europa, cioè nel Mediterraneo non esiste una cozza più pregiata della nostra. Ha detto che al centro dell'Adriatico c'è una foresta di alghe dove c'è ogni bel di Dio, solo che avendo dato degli incentivi alle barche piccole perché si attrezzassero, questi hanno preso delle reti a strascico e stanno devastando la spina dorsale dell'Adriatico, che è una striscia piena di vegetazione che si trova in mezzo all'Adriatico. Se non si prendono delle misure, io non sono in grado di chiaramente allertare nessuno, ma se qualcuno mi ascolta bisogna prendere delle misure, perché questi brevetti che hanno concesso di pesca autorizzano queste reti che pescano ma grattano tutta questa parte, quindi è un problema che i pescatori conosceranno, cioè il mare è tutto, perché dalla prima immagine che il tedesco fa il bagno a marzo-aprile per Pasqua. La festa delle Pentecoste, il romagnolo vede che i nordici arrivano e fanno il bagno col freddo. Però volevo dire un'altra cosa, quindi vabbè, il mare non ha bisogno di Ferrini che dica cos'è il mare in ognuno di noi è quasi tutto, cioè anche, sono sempre tentato di dire la battuta un po' ricca, perché noi dell'entroterra, il riminese, ci chiama Ciavadora d'acqua dolza, e già si capisce che siamo un livello sotto. Questo è come ci chiamano i riminesi, noi dell'entroterra. Però il mare è una cosa che in ognuno di noi, poi il fatto che attiri da Milano eccetera, però i romagnoli, e qui non c'è solo Cervia, siamo così bravi da attrarre i turisti a parte il mare, cioè la gente viene in Romagna al mare dove il mare è al secondo posto. Non è facile. Uno di Amburgo, portarlo giù
e fargli fare la gita con la motonave, la cui meta sono i pozzi di estrazione del metano, e benzo d'Amburgo, non è facile, perché c'è mia sorella che veniva, abitava in Viale Venezia, rotonde centrali di Milano Marittima. Lei il bagno non la farà fare neanche una volta a stagione, ma non è importante il bagno, cioè il mare va bene, ma c'è gente che non guarda dentro, guarda l'entroterra, guarda il mare, lo guarda ma può farne a meno, perché la capacità del romagnolo, ma non è veramente una cosa semplice, portare gente e quello che ci vede, che vedete, il cibo, la simpatia, l'accoglienza, anche lì non è facile, perché fanno dei conti che molti villeggianti spendono meno in villeggiatura che a casa, c'è lì a fare i conti della pensioncina, che non è facile, cioè quello è lavoro, è quello di Banfi, cioè è un lavoro difficilissimo, che è da studiare, tanto perché fa 1500 km per fare il giro con la motonave. Facciamo una giornata tipo del tedesco. Innanzitutto il tedesco la mattina, voi piatti il cappuccino, lui non riesce a farlo a casa sua, quindi lui lo prende a mezzogiorno. Lui, voi mangiate dentro, lui mangia nel cemento del bagno fuori. È sbagliato? Cosa prende per digerire? Il fritto? Ein cappuccino bitte. Le Invalnet del cappuccino. Non lo riuscirà a fare. Non ci trova il verso. Allora lui la mattina cosa? I funghi trifolati se li mangia. Te li mangi? Il salame Milano? Un po' di insalata con lo zucchero, se ci sono degli albergatori confermano, poi non ci vi mettono un cappuccino sopra, il wurstel e il cappuccino. Dopo va a Bellaria, perché c'hanno più offerta, scusate, c'hanno più offerta, c'hanno la Super Typhoon, nave da gita, la Patrizia, la Ghibli, li accoglie la musica solare di Casadei. Vi faccio un esempio di musica solare adattata al tedesco. Marina, 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 wie eins ich, ich liebe so eins, meine schöne Mora, nein, tu mi lasciare, facere innamorare, nein, 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 lasciano innamorare Mora perché fa sangue romagnolo. E un po' manca tutti, però bisogna fare un po' la coriandoli. La coriandoli è nata a Bellaria, frazione Cagnona. Lei dice che è di Bologna, però dice, in televisione ha detto, dalla mattoina alla soira, a Bologna non lo dicono. O melin tascoina, dalla soira alla mattoina, a Bologna non lo dicono. Gli vogliono fare il monumento, lei dice che è di Bologna, Bologna non glielo fa perché non è di Bologna, la Cagnona lei dice che non è perché non suona bene come Bologna, il nucleo del problema è che Cagnona, la Cagnona, capito? Non ha questo look. Allora, quindi questo aspetto, io perdo il filo 200 volte perché non io vado a braccio, quindi dicevo però che non ho mai inventato niente, quindi questi aspetti come del Gianfranco, tutte queste robe qua, bisogna riflettere su questo filo, ragazzi, non so cosa fare, adesso ne trovo un altro, ne trovo un altro. La Carrà era orgogliosissima delle sue origini romagnole, però tentavo veramente di dire che lei era di Bologna. Allora, ecco una cosa importantissima. Allora, Bellaria, ecco perché Bellaria tutti gli anni fa
Secondo me non lo sapete, il festival del Patacca. Cioè, ipoteticamente, io ho fatto una pataccata, tu porti la documentazione, viene esaminata e divento re dei Patacca. Lui può andare a cena, a pranzo, dove vuole, non a casa delle persone. Allora, il re del Patacca, un anno hanno fatto uno, originario di Cesena, che si era trasferito a Bellaria, che aveva comprato un barcone da Ferretti, 1 milione di euro di adesso. Ferretti fa le barche di lusso, lui era andato subito a prendere. La prima cosa che ha fatto è andato, perché anche se avviene fuori sede è uguale, è andato al porto di Rimini e faceva rifornimento, ma lui è andato lì per farsi vedere. Quindi con la pistola del gasolio faceva ciao, 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 l'ha messa la pistola nel buco non del serbatoio, ma delle canne da pesca, cioè comunicava con la nave. Arrivato a 5.000 euro ha fatto, oh, ci avete slargato il serbatoio? Quando è arrivato a 8.000 euro di gasolio la riempì la barca e la barca affondata. La nave di Ferretti di 1.500.000, pam, cosa ha pagato di multa la capitaneria? Inquinamento degli 8.000 euro di gasolio, gli ha dato il premio imperatore dei Patacca. Lui ha fatto un'altra bravata che non rientra, ma è, non la potete perdere, perché lui, quando c'era la lira, fine 90, diceva a tutti, c'ho da investirci 100 miliardi, cosa devo fare? Milioni di adesso. No, no, 600.000 euro erano, scusate, 600.000 euro di ora, quindi 600 milioni, quasi un miliardo. Allora andavo a dire, 600 milioni da investire, all'epoca erano più di adesso. Allora loro organizzano una cena dal conte Rognoni, che aveva sposato una sorella di Agnelli. Questa sorella di Agnelli abitava sopra Cesena, a casa di questo conte. Allora loro, i cesenati, fanno in modo di farlo invitare dal conte, perché te questa domanda la fai all'avvocato. Lo fanno sedere vicino e lui comincia, scelto avvocato, io non son come lei, noi avevamo la banchetta in piazza con la frutta. L'avvocato muto, antipasto, primo, secondo, ulà massacre. Io così ho fatto il primo miliardo e dopo adesso 600 milioni. L'avvocato non ha detto niente. Carica l'asso sul dolce. Sul dolce, pronto, fa la domanda. Scelta avvocato, ripercorre tre discorsi prima, perché non la dice subito. Se lei avesse 600 milioni da investire, questa è l'essenza della Romagna, qui siamo alla grappa della Romagna, questo è il rosoglio, cosa farebbe lei? Dove li metterebbe? Quando è in crisi l'avvocato diceva caro, quando dice caro sei non butta bene, ha detto, guarda caro, se io avessi solo 600 milioni da investire, mi sparerei. Nel centro di Savignano. L'elettricista col ragazzino, col boccia, dice, vai, guarda, è sabato, ma in via eccezionale, in centro c'è fulminato un lampione, a Savignano va a riparare. Lui va a Savignano e dice, scusate, dov'è via eccezionale che si è fulminato un lampione? Anche i vigili l'hanno fatto girare. Un altro anno è stato che
hanno premiato uno che non è. No, lo sciocco del paese una volta lo foraggiava, cioè, fa subito denunzia. Ma come ti sei fatto grande? Ti vanno dissi niente. Ma che bel ragazzo. Fatti vedere, dai, mettiti in piedi, guarda che bel ragazzo. Hai visto i tuoi amici? Fateci un applauso. Ma come bravo. Ah, ma ti vuoi sedere questa? No, posso dire, questo qui, posso dire, lui è il figlio della cognata della zia della Tiziana. No, siamo come fratelli e sorelle, signore. È un ragazzo, ha un'intelligenza che gli manca la parola. Guarda, non l'hanno animale l'intelligenza. Posso dire, ti difendo io. È un ragazzo, posso dire, è un po' complessato. Mi è venuto su complessato. Signora, non c'è da ridere, ha sviluppato a 24 anni, è un po' tardivo, ha capito? Però, cosa c'è? La mela tardiva è la migliore. Allora, dato che la coriandoli, insomma, l'amate molto, anch'io l'amo, facciamo il racconto veloce.